Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. In questo video vorrei farvi vedere tutto quello che ho trovato nella calza della Befana, perché anche se io ho 39 anni e non ho figli, tutti gli anni ricevo la calza della Befana. E quindi, insomma, mi fa piacere svuotarla insieme a voi e farvi vedere tutto quello che c'era dentro. Poi in realtà c'erano anche delle cose abbastanza grosse, diciamo, per la dimensione della calza della Befana, quindi non erano proprio all'interno della calza. Inoltre, in questo video approfitto per farvi vedere anche due regali di Natale che non vi ho fatto vedere nel video dedicato ai regali di Natale perché non mi erano stati ancora consegnati. Mi sono stati consegnati ieri in occasione dell'Epifania e quindi ve li faccio vedere adesso. Vi lascio il link del video sui regali di Natale, così se non l'avete visto potete andare a vederlo. Bene, cominciamo subito facendovi vedere la calza della Befana. Questa è la calza della Befana che io ho ricevuto e ci sono dentro una serie di cose che adesso vi mostro e poi altri piccoli regalini, diciamo che non erano dentro la calza, ma che mi sono stati consegnati così a mano, diciamo. Andiamo subito a prendere il primo prodotto che c'era dentro, che è questo, e sono i classici marshmallow. Questi qui sono tutti colorati e questi li mangia il mio compagno in realtà, a me non è che piacciono tantissimo, però sono molto belli a vedersi, cioè mi fanno comunque allegria, però questa poi è una cosa che in realtà mangia lui. Poi all'interno c'erano anche queste classiche strisce di carta tutte colorate, che hanno la cosa di zucchero in fondo. Questi tutti gli anni ci sono nella calza della Befana e devo dire anche a Carnevale io li compro questi perché comunque sono molto allegri, insomma, queste strisce colorate mi piacciono molto. Poi all'interno della calza c'era questa girandolina fatta tutta di marshmallow, anche questa la mangerà poi il mio compagno ed è veramente molto carina secondo me fatta così. So che esiste anche rosa, però siccome comunque tutti sanno nella mia famiglia che io non amo i marshmallow, l'hanno presa comunque per il mio compagno ed è veramente secondo me carina fatta in questo modo. Poi rimaniamo sempre in tema di dolci, poi dopo vi farò vedere anche delle cose che non sono dolci ma che ho ricevuto in occasione dell'Epifania. Questi invece che io adoro, che sono i Raffaello, questi mi piacciono tantissimo, li compro molto spesso anche fuori dalle feste, sono questi qua. Questi mi piacciono veramente molto perché io adoro sia il cocco che le mandorle, questi sono fatti di cocco e di mandorle, quindi sono veramente la mia passione. Poi all'interno della calza c'erano queste caramelle Haribo, quelle fatte a coccodrillo, molto gommose. Poi andiamo avanti, c'era questa confezione di Kinder cioccolato, quelli specifici di Natale perché hanno proprio il Babbo Natale, il pupazzo di neve, quindi insomma sono questi qua. E c'era anche una confezione classica di barrette Kinder. E poi una cosa che a me piace tantissimo, i fichi secchi, questi qua. Io questi li adoro, di solito non li compro mai perché costano veramente un occhio della testa, ma sono veramente buonissimi. Questi me li ha regalati la zia del mio compagno, questi li adoro davvero, sono una cosa spettacolare. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa che è dolce, ma che in realtà ho messo nella calza della Befana, ma ho comprato io, quindi è una cosa che mi sono comprata da sola, ma poi l'ho messa dentro la calza perché comunque faceva allegria. E sono questi confettini qua ripieni di rosolio. E sono confettini che io riesco a trovare solo sotto le feste di Natale, li vende il panificio sotto casa mia. E mi piacciono veramente tantissimo. Io adoro i confetti di rosolio e mi dispiace che non riesco a trovarli anche durante l'anno perché io li mangerei comunque anche in periodi diversi, però insomma ne devo approfittare sotto le feste di Natale. Mi piacciono anche perché sono tutti colorati, quindi anche questi confettini. Poi vi faccio vedere un regalo che mi ha fatto mia mamma, che mi è piaciuto tantissimo. È questa caramellina qui con dentro gli Smarties. A me è piaciuta veramente tanto proprio l'idea di questa confezione fatta a caramella. L'ho trovata una cosa veramente carina, veramente originale, quindi insomma mi è piaciuta tantissimo. Poi i miei genitori mi hanno regalato anche un pochino di soldi, perché comunque insomma la Befana ci sta che porti anche un po' di soldi. E adesso vi faccio vedere delle cose che invece non sono dolci, ma che mi sono state date in occasione dell'Epifania.
I miei genitori mi hanno regalato questa Befana seduta sulla sedia a dondolo, che secondo me è veramente carina, molto molto simpatica, è proprio seduta sulla sedia a dondolo, ha in mano la sua scopa, poi vabbè, ovviamente la classica Befana con il suo cappello, insomma, secondo me è veramente una cosa molto molto carina. Io l'ho messa davanti al televisore ieri e ci stava proprio bene, perché insomma è una cosa che mi ha arredato la casa per il giorno dell'Epifania, quindi mi è piaciuta tantissimo. Poi vi faccio vedere una cosa che mi ha regalato il mio compagno, è questo libro di Wulf Dorn, si intitola Gli Eredi ed è un thriller psicologico che narra la storia di una donna che sopravvive a un terribile incidente e quello che racconta però sembra oscillare tra realtà e allucinazioni e pare che poi la realtà sia molto peggio delle allucinazioni, insomma. Quindi è uno di quei thriller psicologici che piacciono a me, che sono abbastanza strong. Quest'autore a me piace molto perché ho letto tutti i suoi libri e comunque ha uno stile avvincente che mi piace, che mi prende, che in qualche modo insomma mi porta a girare le pagine abbastanza velocemente, anche se a dire la verità è un autore che ormai mi porta sempre a indovinare, tra virgolette, il finale, perché ha uno stile che comunque è sempre uguale, quindi io alla fine, quando arrivo al finale, lo trovo abbastanza non scontato, però comunque è un finale che io avevo intuito. Quindi, insomma, diciamo che l'effetto sorpresa non c'è più. Però, nonostante quello, devo dire che a me piace lo stesso. Quindi, io, anche se il finale più o meno me lo aspetto sempre, poi continuo sempre a comprarmi i suoi libri perché alla fine poi mi piacciono lo stesso. E quindi insomma è un libro che ho apprezzato tantissimo e che leggerò sicuramente dopo quello che sto leggendo adesso. Quindi regalo apprezzato. Poi vi faccio vedere due regali che in realtà erano di Natale, però me li hanno dati ieri, quindi io ve li faccio vedere adesso. Questo portachiavi che mi ha regalato un'amica di mia mamma, che è un portachiavi a forma di elefante con tutti i brillantini, ed è questo. A me piacciono tantissimo gli elefanti, io fino a qualche anno fa li collezionavo, poi la casa è piccola, quindi io non ho più spazio, non posso più collezionare nulla, però continuano a piacermi gli elefanti, quindi questa amica di mia mamma che mi conosce bene lo sa e mi ha regalato questo portachiavi rosa a forma di elefante con tutti i brillantini e mi piace veramente moltissimo, molto molto carino. Poi la cugina del mio compagno mi ha regalato una bustina, questa qua di Deborah, che è una bustina piccolina e io sono contentissima che me l'abbia regalata perché mi serviva proprio una bustina piccola e avevo addirittura pensato di comprarmela e meno male che non l'ho fatto perché insomma me l'ha regalata lei ed è veramente una bustina utilissima che mi serviva tantissimo. Quindi questa bustina di Deborah che dentro conteneva un mascara. È un mascara che io ho adesso sulle ciglia, quindi l'ho già utilizzato, questa mattina l'ho voluto provare subito, mi sono trovata molto bene, ha questo tipo di scovolino, è fatto così, ed è un mascara che allunga le ciglia, anche se in realtà io non ne ho troppo bisogno perché ho già le ciglia molto lunghe di natura. Quindi effettivamente con questo mascara, appena l'ho messo, le ciglia sono andate a finire praticamente sopra la testa e quindi devo dire che allunga veramente tantissimo, cioè anche su di me che ho già le ciglia molto lunghe di natura, è riuscito comunque a dare un effetto allungato ulteriore, quindi devo dire che è un ottimo prodotto, almeno per quello che ho potuto constatare questa mattina. Poi lo userò comunque di più e poi insomma vedremo se davvero manterrà questo stile, insomma. E poi all'interno della bustina c'era uno specchietto da borsa, c'era questo fatto così, e dentro c'era lo specchietto, quello diciamo normale e quello che ingrandisce. Quindi insomma, anche questo devo dire che l'ho apprezzato tantissimo perché io gli specchietti da borsa li utilizzo veramente tantissimo, però poi negli anni, a forza di utilizzarli, di solito mi si rompono e quindi poi lo devo sempre ricomprare. Quindi avere uno specchietto di riserva mi fa veramente molto piacere. Tra l'altro è veramente bello il packaging, a me piace tantissimo fatto così. Quindi insomma, questo è un regalo che io ho apprezzato tantissimo.
Quindi insomma ringrazio la cugina del mio compagno, qualora stesse guardando il video, le mando un bacio e grazie del regalo perché davvero è bellissimo e l'ho apprezzato molto. Ho concluso con questo video, queste erano tutte le cose che io ho trovato all'interno della calza della Befana e anche fuori dalla calza perché insomma cose tipo il libro ovviamente non stavano nella calza ma sono comunque state il regalo dell'Epifania. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete ricevuto qualcosa per l'Epifania. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un bel like al video se vi è piaciuto. Io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.